Il Consiglio regionale ha approvato la legge che consente l'autorecupero delle case popolari sfitte per carenza di manutenzione. Gli assegnatari potranno eseguire i lavori fino a un massimo di 7.000 euro con un rimborso del 50%. Il Piemonte ha una nuova legge sul servizio civile. Il provvedimento, che stanzia 200.000 euro per promuovere nuove progettualità, permetterà alla Regione di aumentare l'offerta, accogliendo un maggior numero di domande. L'Assemblea di Palazzo Lascaris ha approvato in seconda lettura la legge per modificare le norme dello Statuto e rendere pubbliche le sedute delle commissioni permanenti consigliari. Un programma di educazione alimentare a partire dalle scuole affinché una corretta informazione condizioni positivamente gli stili di vita delle famiglie. Se ne è parlato a Palazzo Lascaris in un convegno sulla sicurezza alimentare. Torna giovedì 9 aprile a Palazzo Lascaris l'appuntamento annuale con PA 140, evento organizzato dal Consiglio regionale sui temi del digitale, della partecipazione e dell'uso delle piattaforme social nelle pubbliche amministrazioni. Quanto ne sai di Resistenza? È il concorso lanciato dal Comitato Resistenza e Costituzione su Facebook. Ogni giorno fino al 24 aprile alle 14 viene posta una domanda sul tema Resistenza. Il primo che risponde correttamente vince un libro. È uscito il primo numero del 2015 di Notizie, il magazine della Regione Piemonte. La pubblicazione è sfogliabile dal sito cr.piemonte.it e anche su medium.com, la piattaforma che permette di pubblicare articoli e riviste con un forte grado di interazione.